Alcune storie non passano mai di moda, più le conosci, più vorresti riascoltarle. Perché sono fatte degli stessi ingredienti di cui sono fatte le favole. Ci sono protagonisti onesti e coraggiosi che devono mettere alla prova il loro talento, ci sono ostacoli, avversari duri. Ma la loro forza non serve ad altro che a riflettere anche la grandezza dell'impresa. E poi c'è una ricompensa, un trofeo, ciò che più desideriamo, dal bacio di una principessa ad una coppa da stringere e alzare in cielo. In questa favola sportiva c'è tutto, c'è perfino l'azzurro, che non è il colore del principe, ma la maglia degli 11 uomini protagonisti. E c'è l'oro, non quello del trofeo, ma di quelli che il trofeo sono già sicuri di averlo vinto, i verde oro. È una di quelle storie di cui ricordiamo solo il finale e ogni volta ascoltandola la scopriamo sotto una luce nuova, fino a sembrare una storia nuova. Questo fa di una storia perfetta, la storia di cui ha bisogno il calcio italiano di oggi, in crisi di risultati, di soldi e di amore. Tutto iniziò un'estate di 30 anni fa, quando in Spagna si giocava il Mondiale. È un Mondiale particolare. Il primo mondiale della storia in cui partecipano squadre come Kuwait, l'Honduras, il Camerun, l'Algeria e il Salvador. Una ventata di freschezza in un mondiale infiammato dal sole e da una parata di stelle. Diego Armando Maradona, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Zibi Boniek. Ma a brillare più di tutti sono i giocatori del Brasile. I pronostici li danno già per vincitori. D'altronde è quella che i brasiliani stessi considerano la più grande squadra che abbiano mai avuto. Era un Brasile che, quando vado in giro, la gente mi chiede se per caso non riusciremo, né, ancora una volta a vedere una nazionale brasiliana. Con un gioco come quello lì. La nostra squadra era veramente brillante, entusiasmava i tifosi. Il Brasile 82 era una squadra fantastica. Fare un centrocampo con Cerezo, Zico, Falcão e Socrate non sono tutti i giorni che riesce a avere. Il Brasile 82 è una squadra che giocava, vinceva e dava spettacolo. E lo spettacolo comincia il 14 giugno 1982, quando il Brasile scende in campo per la prima partita. I sovietici non sono avversari facili da battere. L'Unione Sovietica è una squadra tenace, guidata dal suo fuoriclasse Ole Blokhin, il pallone d'oro del 1975. E dopo la prima mezz'ora di gioco, il loro attacco si fa sempre più ostinato. Il passaggio per Blokhin, poi ancora Zarateglia, poi la palla sulla destra per Ball. Il tiro di Ball, molto forte, gol! Gol, l'Unione Sovietica è andata in vantaggio. Lo spettacolo del Brasile è rovinato da una svista grossolana. Il più imperdonabile errore che un portiere possa commettere al campetto sotto casa? Pensate farlo in un mondiale. Inaspettatamente, i verde oro sono in difficoltà. E quell'errore di Perez ha tolto tranquillità alla squadra. E anche lui ha perso fiducia. Perché è stato un gol che nessun portiere vorrebbe subire. Una tragedia per un portiere prenderlo in mezzo alle gambe. Il Brasile, quando va al mondiale, è sempre la pressione per vincere.
Brasile aveva una grossa squadra con grandi campioni e per questo la pressione era qui nel proprio Brasile. I sovietici, i brasiliani che erano partiti molto bene, accettano anche loro ormai questo gioco e quindi si va avanti senza molto. La pressione inchioda le gambe dei brasiliani incapaci di reagire. E il portiere Valder Perez continua a vedere i sovietici avvicinarsi pericolosamente. Palla Cenghiglia ancora in avanti, e ci sarebbero forse gli estremi del calcio di rigore. L'arbitro non ha dato un rigore scandaloso di Luizinho. Anche Junior lo ammette con grande senso sportivo. Alla fine del primo tempo il Brasile non è quello che tutti aspettavano. Mancano però ancora 45 minuti. Che cosa dirà l'allenatore Tele Santana negli spogliatoi ai suoi giocatori? Ci ha detto di stare tranquilli, che eravamo capaci di rovesciare le sorti di una partita come quella. Soprattutto contro l'Unione Sovietica, che era una grande squadra. Già, la tranquillità di chi sa di essere il più forte. E alla ripresa del gioco, il mondo inizia a vedere il vero Brasile. Gioca bola, gioca bola. I brasiliani non giocano. Danzano. Sono i padroni assoluti del campo, riducendo gli avversari a semplici comparse. È il futebol bailado, la specialità che li ha fatti conoscere in tutto il mondo. E si arriva così al 75esimo minuto. Ma la palla è sui piedi di Socrates. Socrates scarta poi il nuovo entrato, effettua il tiro e segna Socrates, ha pareggiato Socrates. Il gol è l'assolo del capitano, ma il pareggio a questo Brasile non basta. 10 minuti più tardi Paulo Isidoro si prende il tempo per pensare. Una piccola magia di Falcao, che ha visto Eder. Seconda piccola magia. Eder controlla il pallone col sinistro e... ancora sinistro. Un sinistro che ipnotizza il povero portiere sovietico. E spedisce dritti in paradiso tutti i tifosi brasiliani. Tutti i brasiliani. I brasiliani sono tifosi particolari. Si sentono come se stessero dentro il campo. Come se anche loro stessero giocando. Si sentono come se anche loro avessero partecipato all'azione. Alle 22:30 del 14 giugno, l'arbitro decreta la vittoria di un Brasile spettacolare e irresistibile. Tutte le avversarie sono avvisate. Tra queste c'è anche l'Italia di Berzot. Gli azzurri sono arrivati in Spagna appesantiti da un bagaglio di polemiche. Ci siamo qualificati giocando davvero male. Neppure nelle ultime amichevoli si sono visti dei miglioramenti. Quindi prima ancora che inizi il mondiale, il commento più garbato è: se giochiamo così ci conviene tornare subito a casa. Il bersaglio principale della stampa poi è Paolo Rossi, l'attaccante che è stato coinvolto nello scandalo del calcio scommesse. Ebbene, lui è rientrato da poco, dopo una squalifica di 2 anni. Però Rossi ha stabilito da tempo un profondo rapporto umano con il CT Enzo Berzot, un rapporto che è nato 4 anni prima, durante il mondiale in Argentina. E così, nonostante la lunga squalifica, il CT azzurro vuole a tutti i costi Rossi in squadra. Anche per questo, contro Berzot, si accaniscono le critiche di tutta la stampa italiana. Le critiche c'erano e bisogna anche saperle accettare, però molte erano costruite da persone che non lo volevano, persone che lo combattevano anche disonestamente. Questa negatività dei media è stata terribile, poi di una ferocia contro Berzot veramente vigliacca. Lui, ecco, probabilmente era un pugile all'angolo che prendeva un sacco di pugni a destra e a sinistra e si teneva così. Stretto nel suo angolo, Berzot vive la partita con i suoi ragazzi. È la prima prova degli azzurri contro la Polonia. I polacchi, pur non avendo una grande tradizione, possono schierare quella che è considerata anche oggi, 30 anni dopo, la nazionale più forte della loro storia. La Polonia aveva Lato, aveva Boniek,
aveva Zmuda, aveva dei giocatori che, se tu vai a leggere adesso la storia della Polonia, questi sono stati tra i tre migliori giocatori di tutti i tempi della Polonia. Noi eravamo un po' incerti nel nostro stato di forma, per noi c'è una squadra fortissima, noi eravamo una squadra che poteva tranquillamente anche mirare a vincere i mondiali. Contro questa Polonia l'Italia non riesce a costruire un gioco convincente, a parte qualche sprazzo di luce, come la traversa colpita da Tardelli nel secondo tempo. Anche i polacchi, tuttavia, non impensieriscono mai Dino Zoff. Abbiamo deciso di non rischiare assolutamente niente, anche perché è la prima partita ufficiale che abbiamo fatto da 7-8 mesi e abbiamo pareggiato abbastanza tranquillo, anche se devo dire che Italia ha avuto un pochino più di gestione della palla e così via, però era un pareggio sacrosanto. La partita si conclude con uno 0-0 che non aiuta a uscire dalle polemiche, anche se gli azzurri mostrano ottimismo. Enzo, una soddisfazione direi, anche se la fortuna non c'è stata tanto favorevole. Il pareggio forse come andamento potrebbe essere anche giusto, ma diciamo che ci sarà una squadra che meritava qualcosa di più, eravamo noi, insomma, no? Senz'altro. Credo. A volte si va anche un pochettino a fasi alterne, direi che all'inizio della ripresa abbiamo stentato un pochettino, però ci siamo ripresi molto bene. L'occasione l'abbiamo avuto più noi che loro, però oggi veramente la sfortuna c'è stata proprio contro. Speriamo meglio per il futuro. Il futuro arriva il 18 giugno, il giorno in cui ci tocca in sorte il Perù. L'occasione giusta per rifarci. Ecco iniziata la partita. Italia e Perù hanno un... Nell'attacco dell'Italia c'è un folletto speciale. Conti. È un'ala che va a spasso per tutto il campo e sbuca spesso al posto giusto. Cabrini. Antonioni. Il più brasiliano di tutti i brasiliani, lo definirà pochi giorni dopo Pelé. Conti. Gol, bellissimo gol di Conti. È il primo gol del campionato del mondo per gli italiani. Conti. Sembra strano perché fare gol di destro io, però c'è stato questo passaggio di Giancarlo Antonioni. Io ho fatto la finta con il sinistro di tacco. Sono trovato lì, ho calciato, è andato sotto l'incrocio dei pali. Un bel gol. Il gol di Conti è un incoraggiamento prezioso, ma non basta. Antonioni. Sono troppe le occasioni sprecate dagli azzurri. Scirea. Per una di quelle strane regole non scritte del calcio, ogni gol mancato si trasforma in gol subito. Peruviani tuttavia non ne approfittano e sbagliano anche loro. Cueto. Coraggiosa uscita di Zoff e a porta vuota, per nostra fortuna, la rosa manda fuori. In questa galleria di errori nessuno sa più a chi tocchi subire il gol per la regola del gol sbagliato, gol subito. La rosa tira alto. Forse il secondo tempo col Perù è stata la più brutta partita di quel mondiale. Calcio di punizione in favore del Perù. Finché è l'Italia stessa a punirsi da sola. Il gol è venuto una punizione dove io mi girai, mi prese lo stinco e la palla spiazzò Zoff. Il pareggio precipita gli azzurri nel baratro delle critiche più avvelenate. Nessuno viene risparmiato. Addirittura il presidente della Lega Antonio Mattarese dice che vorrebbe scendere negli spogliatoi e prendere tutti a calci nel sedere. Tanti italiani farebbero volentieri come lui. Insomma, la faccenda si fa davvero molto dura. E questo soprattutto vedendo come viaggiano spediti gli avversari più forti. Il Brasile, dopo essere andato in svantaggio anche con la Scozia, alza la musica e inizia a giocare come nessun altro sa fare, facendo davvero ballare tutta la difesa avversaria.
E mentre i brasiliani fanno festa, gli azzurri iniziano a sentire il respiro corto della paura. Una paura che innalza la prossima squadra, il piccolo Camerun, alla stazza di un gigante. Camerun, partita complicatissima, perché è la partita da dentro fuori. E quindi anche qui le pressioni sono tante, cioè hai tutto da perdere e nulla da guadagnare. Siamo passati davanti allo spogliatoio del Camerun e c'era chi cantava, chi ballava, chi si muoveva, c'era un casino dentro quello spogliatoio. E noi ci siamo guardati come per dire, guarda questi come affrontano la partita, con quale serenità, e noi siamo fortemente preoccupati. Ora è il momento della verità. La qualificazione passa attraverso questa partita. La paura di non passare il primo turno è micidiale, perché non passando il primo turno, un fallimento, si arriva a casa con i pomodori, condiziona molto la squadra e quindi gioca un po' legata, no? Non libera. Mentre l'Italia si fa intimidire dal Camerun e cerca di evitare i pomodori, sul campo di Siviglia il Brasile contro la Nuova Zelanda se ne va a spasso, tranquillo. Zico segna il gol che verrà premiato come il più bello del mondiale. Zico ha regalato al pubblico questo splendido gol in acrobazia, rovesciata, volante, cross di Leandro da destra, gran gol di Zico. E poi ancora lui, solo tre minuti dopo. Leandro per Zico, al tiro gol, secondo gol di Zico dopo appena due minuti, ancora Zico. Nel secondo tempo chiudono l'incontro Falcao e Serginho. Falcao in aria, va al tiro e al gol. Terzo gol del Brasile, azione personale di Paulo Roberto Falcao. Junior per Zico, controllo al volo di Zico. Il Brasile è convinto che i difensori servano a poco o niente e in appena due partite ha realizzato 8 reti da cineteca. Si qualifica al primo posto del suo girone e nelle previsioni degli appassionati di pallone ha già in tasca la vittoria finale. Ma torniamo allo stadio Bailados di Vigo, dove avevamo lasciato gli azzurri contro il Camerun. Tardelli. Il più forte di quella squadra, capace di prendere il mondiale davvero come un gioco, è il portiere Thomas Nkono. Anni dopo Gigi Buffon ha raccontato che la vocazione del portiere gli è venuta da ragazzino, vedendo in televisione proprio i tuffi spettacolari di Nkono. Non i tuffi di quella partita, Gigi infatti aveva solo 4 anni, ma quelli che vedrà negli anni a seguire. Pensate che appena diventerà padre, Buffon deciderà di chiamare il suo primo figlio, sapete come? Thomas. Thomas Nkono, nonostante il suo stile un po' naif, sembra insuperabile. Riavvia il gioco Scirea su Cabrini. Oriali. Ed è passato il primo quarto d'ora del secondo tempo. E il Camerun è una squadra rocciosa che fa sudare gli azzurri. Rossi. Finché al 61esimo minuto una zolla lo tradisce. Cross di Rossi. Colpo di testa di Graziani. E gol! Graziani! È scivolato Nkono. La palla ha preso una traiettoria tale dove io sono convinto che Nkono non ci sarebbe comunque arrivato, perché è una traiettoria a pallonetto. Però poi abbiamo avuto anche la fortuna che forse lui è scivolato, e scivolando ha fatto sì che proprio non ci arrivasse per nulla. Finalmente anche sul volto dei ragazzi di Berzot torna il sorriso. Intenso, ma purtroppo brevissimo. Villa.
immediatamente, un minuto dopo, 17° pareggio di Mbida. La stella del Camerun, Roger Millat, illumina l'attacco africano. Ferma la palla col petto e la offre perfettamente al compagno. A quel punto sapevamo che con un pareggio con gol, insomma, noi andavamo avanti. Però la gestione della fine della partita con col pericolo, insomma, di perdere questa gara, insomma, di essere eliminati dal torneo in quel girone di qualificazione con quelle squadre, insomma, si andava incontro a una brutta figura. Tanto breve è stata l'esultanza azzurra, tanto adesso è lunga l'agonia. La mezz'ora che manca al termine della partita sembra non finire mai. Primi e 22 secondi, ancora il pallone su Graziani, è stato Antognoni a passarglielo, è proprio in questo momento, 45 primi e 33 secondi, l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro, l'Italia pareggiando con il Camerun 1-1, supera la prima fase di questo campionato del mondo, si trasferisce a Barcellona, prosegue la sua strada in questo 12° campionato del mondo. È stata dura, potevamo anche fare il risultato pieno, abbiamo preso un gol da ingenui, comunque l'importante era passare e ce l'abbiamo fatta. Il pareggio subito dopo essere andati in vantaggio, no? Il che significa che eravamo destinati alla sofferenza fino all'ultimo minuto. È andata, ma gli spietati giornali di casa nostra scrivono: non c'è gloria per l'Italia e peggio, non c'è speranza. Non c'è speranza perché i tre miseri pareggi ci scaraventano in un girone infernale nella seconda fase. Quando si presentarono il sorteggio che noi dovevamo giocare con Argentina e Brasile, tutti ridevano, perché sinceramente io qualche trasmissione italiana l'avevo seguita e ridevano sulle nostre possibilità. Questa nazionale, a dir poco male allestita, con una carenza assoluta di schemi e, quello che più ha sorpreso, con una mancanza assoluta di ritmo e di grinta. Le polemiche, le critiche, dovendo ormai alimentarsi ogni giorno, si spingono nel privato dei giocatori e arrivano fino a presunti scoop sull'omosessualità di alcuni di loro. Ma sì, ma credo che poi lì probabilmente quelle insinuazioni erano battute, però nel contesto diventavano così non più battute, ecco, perché ormai l'andazzo negativo di critica era così basso che poi si arrivava tutto. Non era più calcio, era un massacro. Venivamo attaccati non sul calcio ma su altre cose, questo non era carino. Non è stato carino, abbiamo deciso di fare il senso stampa, basta. I calciatori rispondono alle critiche chiudendosi in un silenzio stampa ostinato. A parlare per tutti è solo Zoff, il capitano. Ma le sue parole in fondo non interessano a nessuno. Tutti in Italia sono già certi che contro l'Argentina di Maradona e soprattutto contro quel Brasile siamo già condannati. La notte prima degli esami sembra non finire mai. Ti rigiri nel letto, pensi e ripensi alle tattiche di gioco, ripassi nella mente gli avversari e i loro punti deboli, poi cerchi di addormentarti, ma a quel punto c'è troppo in circolo, troppo di tutto, troppa adrenalina, troppa voglia di scendere in campo, troppa paura di scendere in campo. Inquadri il soffitto che diventa una specie di maxi schermo in cui vengono proiettati tutti i tuoi pensieri. Un gol di Maradona visto alla TV il giorno prima, un fallo di Passerella. Mancano poche ore alla sfida contro l'Argentina e in Spagna non dorme quasi nessuno. Come tutti i caratteri, per esempio, ce n'erano alcuni che prima delle partite la sentivano in un modo straordinariamente forte. Quando c'era il ritiro c'era veramente un attaccamento fra di noi incredibile, si scherzava. Bruno era uno che non dormiva, ma non solo non dormiva Bruno, non ti faceva manco dormire perché girava per tutte le camere fino verso l'una, alle due di notte, fino a rompere le scatole a tutti, fino a che poi non gli veniva sonno, allora se ne andava a dormire pure lui. No, io dormivo poco, io, Riali, Selvaggi, eravamo in tre o quattro. Tardelli l'avevamo soprannominato il Coyote,
perché lui dormiva 4 ore per notte. Io poi come facesse a correre, come correva, non lo so. Berzotti si arrabbiava con me perché diceva che andavo in giro per le camere a disturbare gli altri, allora mi prendeva e mi portava in camera sua. Comincia anche per l'Italia il secondo turno del Mundial 82. Dopo tante notti insonni, gli azzurri scendono in campo contro l'Argentina, la squadra campione in carica. Su di loro sono puntati anche gli occhi dei più forti del Mundial. Dagli spalti, i brasiliani guardano l'Italia dall'alto in basso. Noi siamo andati a vedere, tutti i giocatori della nazionale siamo andati allo stadio a vedere. Era la Juventus con più Antonioni, con Ciccio Graziani del Torino e con Bruno Conte praticamente. La squadra italiana non è preparata per giocare, per fare un gioco di festa. Il nostro non è un gioco spettacolare, ma quel 29 giugno allo stadio Sarriá gli azzurri portano in campo cuore e coraggio. Per primo Gentile. Berzotte gli ha affidato il compito più difficile, tenere a bada il ragazzo d'oro, un fenomeno argentino che ha soli 21 anni, Diego Armando Maradona. Questo era comunque un attestato di stima, perché se ti viene a chiedere una cosa importante, perché ha stima di te, ha fiducia di te. Mi applicai subito, perché mi ricordo che per 2 serie di fila vidi, credo, 4-5 partite di Maradona precedenti nel Mondiale. Ma lo studiai in tutti i modi. Un attimo prima della partita abbiamo abbracciato tutti quanti Gentile, come per dirgli: gran parte di questo successo passa da te oggi, perché se tu riesci ad essere così bravo a fermare Maradona, forse ce la possiamo fare. Non è che fosse una cosa semplice, sapevo che se avessi sbagliato avremmo perso la partita, avremmo perso tutto, andavamo a casa. Gentile ripaga con gli interessi la fiducia dei compagni. Ma non c'è solo Maradona, tra gli argentini è facile fare incontri pericolosi. Si libera di Graziani, Holguín 2 volte. Mi ricordo che Tardelli diceva quello più con la fedina pedale più lieve ha fatto 20 anni di galera, cioè nel senso che erano cattivissime. Gallego era un killer. Forse il più cattivo di tutti era Passarella. Ecco, nel calci d'angolo Berzotti mi disse: guarda, sul calci d'angolo non marcare nessuno, ti devi occupare solo di Passarella. Colpo di testa di Passarella, molto bello, soffre, con l'aiuto della traversa riesce ad allontanare. Anche se duri e cattivi, gli attacchi dell'Argentina non fanno paura. Gli azzurri sanno che le difficoltà si superano restando uniti, come durante le loro notti insonni. È stato Holguín per la palla, Conti, Graziani, tiro di Graziani. Tutti si aiutano in difesa. Tutti si aiutano in attacco. Rinvio di Cabrini, Rossi, Conti, Tardelli. Passaggio a centrocampo laterale, poi mi sono inserito. Un appoggio di Antonioni su di me. Calciato in diagonale di sinistra. Tardelli segna con un triangolo con Antonioni. Gol di Tardelli all'undicesimo minuto. Che si prova? Si diventa matti. 1-0 per l'Italia. Tardelli. Proprio quello che ha dormito di meno, proprio lui ha dato la sveglia ai compagni e adesso è l'Italia a fare paura. Grazie.
italiani. Il lancio verso Rossi, Rossi è in buona posizione, Rossi ha respinto il portiere. Il portiere argentino compie un piccolo miracolo. Ma Bruno Conti, velocissimo, recupera il pallone. Una finta magica. Un passaggio millimetrico. Conti, Cabrini, gol! Raddoppio di Cabrini! Cabrini, 2-0. E poi tutta la gioia esplosiva di Cabrini. È fatta. Il gol di Passarella è tardivo e non cambia il nome del vincitore. Ed ecco il fischio finale. L'Italia ha superato l'Argentina. Questo è il modo di far festa degli azzurri. E adesso anche i brasiliani in tribuna sono avvisati. Noi avevamo visto un'Italia contro il Camerun. Quella era una squadra. Questa qua era una squadra vera. In Italia in tanti cominciano a sperare. Si scende in piazza e si festeggia. La nazionale azzurra adesso non è più sola, mentre aspetta e si prepara per l'incontro più importante. Berzotti disse: ragazzi, vi do ancora 5 minuti per sfogarvi, ma tenete conto che abbiamo vinto la prima battaglia. Ne aspetta un'altra di battaglia. Ma prima il Brasile deve incontrare la sorella sudamericana. Il 2 luglio va in scena la partita chiave del girone. C'è una qualità speciale che in Sud America chiamano la garra. Potremmo tradurla con grinta, ma non è esattamente la stessa cosa. È un misto di gioco fisico, vigore atletico e soprattutto totale dedizione alla causa. Ecco, la garra è l'unico antidoto che hanno gli argentini per fiaccare il football bailado del Brasile. Grinta contro danza, la squadra campione in carica contro la favorita degli dei del pallone. Veramente, quella tra Argentina e Brasile sembra una sorta di finale anticipata, oltre che l'ennesima sfida di una storica rivalità. Per noi brasiliani, la maggior rivale è l'Argentina. Quindi giocare con l'Argentina è sempre una preoccupazione, perché noi sappiamo che dall'altra parte c'è una squadra che è al nostro stesso livello. È al mesmo livello nostro. L'attuale campione veniva con Maradona, Ardiles, Bertoni. Erano uno squadrone, poi la rivalità. È un gioco di nervi d'acciaio, quindi bisogna avere molta calma, un gioco duro. Le partite Brasile e Argentina sono dure e quella non è stata diversa. Eder che sta per battere il calcio di punizione, parte in questo momento il suo tiro. Rete, è stato il tiro che ha segnato. La palla ha colpito la traversa. Ma Serginho e Zico si sono precipitati per infilare la palla. 1-0 per il Brasile. Tutti si aspettano da un momento all'altro che il ragazzo magico, Diego Maradona, risponda e trovi l'incantesimo del gol. E invece... il pallone, mette Maradona in condizione di poter avanzare. Maradona fermato dall'intervento di Luizinho. Maradona, è un buon momento per l'Argentina. Maradona cerca di attaccare, portando il pallone verso il fondo, un settore di destra, viene messo a terra. L'arbitro facendo di proseguire il gioco, nonostante le proteste dei giocatori argentini. E invece, anche stavolta, gli avversari hanno disinnescato Maradona. Cambia con me. Arriva spazio il mio interesse. La strada del gol si trasforma in una via a senso unico per i soli brasiliani. Il
Pacheco al centro, a Falcao sul suo motore di destra, entra in aria, cerca il pallonetto, Serginho, rete! Colpo di testa di Serginho. Mamma mia, fare un gol all'Argentina è una cosa pazzesca. Era un gol importante per assicurarsi quella vittoria, perché si andava sul 2-0 in una partita difficile. Cazza e serve sulla sinistra Eder, che restituisce la palla ancora a Falcao, ancora Eder. Ormai il Brasile non si ferma più. Come al solito, cerca la goleada e come al solito, la trova. Sposta la sinistra verso il centro, da Zico, attaccato da Calderon. Ancora passaggio a Junior, tiro e rete! La terza rete del Brasile, segnata dal Junior. Quella partita è un modello. Tecnicamente, per il Brasile, è stata una partita perfetta. E proprio in questo momento Rubio Vasquez dà il segnale di chiusura dell'incontro. Il Brasile continuava la sua grande ascesa nella marcia verso il titolo dell'82. Sia il Brasile che l'Italia hanno battuto l'Argentina, ma i brasiliani hanno fatto un gol in più. Per questo, per qualificarsi alla semifinale del mondiale, l'Italia è costretta a battere il Brasile. Osservato dalla giusta distanza, ogni singolo giorno racchiude un pezzo di storia. Beh, nell'estate del 1982 nessuno può ancora saperlo, però il pomeriggio del 5 luglio sarebbe entrato per sempre negli annali del calcio mondiale e anche nella storia del nostro paese. È il giorno d'Italia-Brasile. Beh, una partita all'apparenza già scritta, solo che per entrare nella storia non serve confermare i pronostici, bisogna avere il coraggio di rivoluzionarli. E l'Italia deve farlo contro una squadra geniale, superba e sfacciata. Il Brasile aveva sconfitto l'Argentina e a quel punto abbiamo pensato: con l'Italia sarà una passeggiata. Sono immagini che non mi dimenticherò mai. L'arrivo del pullman nostro, tutti zitti, seri, così. Arriva il pullman del Brasile e tutti cantavano, sai, le canzoni brasiliane, cantavano ta ta la la la, dobbiamo vincere, vincere, vincere. La canzone diceva: vola canarino vola. La maglia del Brasile è giallo canarino, quindi Brasile vola, sempre più in alto, al ritmo di samba. Io penso che vedere entrare, fare riscaldamento, vedere il Sarri a tanti italiani e tanti brasiliani, tutti con le magliette giallo-oro, noi eravamo convinti, cioè dovevamo vincere, non avevamo nulla da perdere. Vincere, far risplendere in mezzo a tante maglie giallo-oro tutto l'orgoglio azzurro. E quel giorno, finalmente, pochi minuti dopo il fischio dell'arbitro, ecco, tutto è pronto, è iniziato Italia-Brasile. Anche il giocatore che più di tutti aveva deluso si trasforma. È il momento dell'incantesimo. Da Paolo a Rossi e da Rossi a Pablito. Conti. Chiama in avanti Cabrini. Rossi. Gliel'ho pennellata sulla testa proprio. E da lì proprio l'esplosione, la liberazione anche di Paolo. Rossi, no! Rossi. Italia in vantaggio, Rossi. Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Segnare un gol al Brasile dopo appena 5 minuti è una carica di energia non solo per un attaccante. Tutta la marcia azzurra travolge i cori brasiliani e pochi istanti dopo i ragazzi di Berzò sono di nuovo nell'area avversaria. Apertura di Conti su Rossi, Rossi.
Graziani. In quei giorni Berzotte, incontrandoci, diceva: ma ti immagini se riuscissimo a battere questi, che cosa meravigliosa che sarebbe per le nostre professioni. E a me, magari, a me a Pallonesi dicevo: ma pensate se fate qualche gol contro questi, entrate nella storia del calcio italiano. Ma le speranze personali di Ciccio Graziani per il momento volano troppo in alto e sfumano oltre la traversa. Il Brasile allora ritrova tutte le note del suo calcio ballato. Tra i suoi attaccanti, agili e flessuosi, ce n'è uno tutto muscoli, un lungagnone che, anche se non è il più elegante del gruppo, è quello che solo a guardarlo mette paura. Serginho. Mi ricordo che Berzot mi disse: guarda che Serginho è un pazzo. Prima di partire per i mondiali ha sparato alla moglie. E io dicevo: guarda cane, mister, ma cioè, me lo presenta così il giocatore, per cui posso, perché aveva avuto problemi di famiglia, per cui ha tirato fuori la pistola. Era uno che era pazzo. Berzot aveva esagerato, ma di poco. La moglie di Serginho infatti l'aveva denunciato solo, si fa per dire, per percosse. Serginho d'altronde era un tipo piuttosto irascibile, sia fuori che dentro al campo. Una volta aveva colpito un portiere avversario con un calcio in faccia. In un'altra occasione era stato squalificato per 14 mesi dopo aver ferito un guardaline reo di avergli annullato un gol. Come se non bastasse, poi aveva anche mostrato una certa attitudine alla rissa con i giornalisti. Ecco, pensate che 10 anni dopo quei mondiali dell'82, Serginho concluderà la sua carriera affermando: se non mi fossi dato allo sport, sarei certamente entrato nel crimine. Zico. Torniamo sul campo di Italia-Brasile. E mentre Collovati sta ancora controllando la fondina del brasiliano, troviamo un Serginho scatenato. Al decimo minuto, grazie a una serie di rimpalli, semina scompiglio nell'area azzurra. Dribbla un avversario con un po' di fortuna. Si libera di un altro, passa a Zico. E fuori. Era il centravanti del Brasile. Sicuramente il punto debole di quella nazionale, perché se avessero avuto un centravanti come si deve, non so, magari sarebbero andati avanti loro, non lo so. Ho dato inizio all'azione, poi ho calciato col destro. Ma non sono destro, sono mancino. Con la gamba giusta sarebbe andato tutto bene. Ringraziamo il piede destro di Serginho e andiamo avanti. In un pugno di minuti le due squadre hanno giocato emozioni che valgono già per una partita intera. Ma è solo il riscaldamento di una grande compagnia di spettacolo che aspetta i suoi protagonisti. Al 12° minuto va in scena il duetto tutto brasiliano Zico-Socrates. Avanza Socrates. Zico. Il portiere, nella posizione in cui mi trovavo, si aspetta sempre un tiro incrociato. È allenato per questo. Perdevo dei secondi in attesa che lui definisse la sua posizione fisica. Zoff si aspettava che incrociassi. Io ho aspettato che lui si squilibrasse completamente per mettere la palla tra lui e il palo. Pareggio di Socrates. Il gol di Socrates è un capolavoro allo stesso tempo di istinto e intelligenza. Come se sotto la maglia del campione battessero due cuori. Il primo è quello del ragazzo che col pallone fa prodigi. Per distinguerti dalla media, devi avere un talento specifico. Forse è nel DNA. Io ho avuto questa fortuna, questo privilegio. La verità è un privilegio.
Il secondo cuore di Socrates è quello dell'uomo, un uomo che da adulto abbraccia la lotta politica per la libertà del suo paese, che in quegli anni è schiavo della dittatura. Il calcio è lo sport più popolare e come tale può essere usato come il circo. Il circo del panem et circenses. Noi non diamo il pane e allora usiamo bene il circo per distrarre il popolo che era oppresso. Non mi sono mai adeguato alle regole prestabilite, non solo in quello che faccio, ma anche in quello che sento nel mio paese. La vita di Socrates si è spenta il 4 dicembre dello scorso anno, una vita in cui lui non ha mai smesso di lottare per le sue idee, realizzando autentiche rivoluzioni, come nel 1980, quando nella sua squadra brasiliana, il Corinthians, Socrates si ribella ai vertici della società, depone il potere dell'allenatore e organizza la democrazia corinziana, una autogestione totale in cui si vota su qualsiasi decisione, dal menù del giorno alle strategie di gioco, dai contratti individuali alla formazione titolare. Nel Brasile, oppresso dalla dittatura militare, l'esempio di Socrates e compagni cambia la storia del paese. I giocatori del Corinthians vincono ben due campionati con la parola democrazia esibita sulle loro maglie. In molti pensano che in questo modo contribuirono tantissimo alla caduta del regime nel 1985. Socrates è stato tutto questo, bello, elegante, fiero e soprattutto ha rappresentato il volto di una squadra che non teme nessuno. Però sottovalutare l'avversaria è un errore che nello sport ti punisce sempre e questo vale anche per il Brasile del 1982. Leandro Cerezo. Ci fu un passaggio di Cerezo in orizzontale, cercava di servire un compagno, Rossi intercettò la palla. Rossi. Ho ricevuto un passaggio e ho mandato la palla verso la difesa. Ma Paolo è arrivato all'improvviso. Paolo portò per me. Ma come ha fatto quel tipo a stare lì? Non ho neanche visto che Paolo Rossi era là. Ho saputo che era stato lui dopo la partita, perché non ho visto che era lui. Vieni baciata la fortuna che appena che Rossi toccava il pallone la buttava dentro. Quel giorno Paolo Rossi ritrova se stesso, mentre tutta l'Italia ritrova il suo campione da abbracciare. Un campione che adesso spaventa anche il Brasile. Lo sbaglio in un momento decisivo con una squadra come quella può essere fatale. Quando si tratta di Paolo Rossi, o di Zico, o di Falcao, non si può sbagliare con loro. E riprendiamo sul 2-1 per gli azzurri. A metà del primo tempo l'Italia vince per 2-1. La qualificazione è passata nelle nostre mani. Ma il Brasile è già pronto a riprendersi dai suoi errori e attacca con ancora più furia. Falcao. Ed ecco la rincorsa di Eder invece di Junior. La fine del primo tempo si trasforma così in una battaglia di muscoli e nervi. Un equilibrio fragile che tiene i tifosi incollati al televisore e i difensori italiani accerchiati nella propria area. Zico, Falcao. Al 31esimo minuto, improvvisamente, uno di loro crolla. Non lo so che cosa mi è successo, non so se la tensione, se cosa. Praticamente non riuscivo più a camminare perché avevo una caviglia che non mi rispondeva più. Mi ha detto, ragazzo, scaldati, avrò avuto un minuto di tempo per scaldarmi, neanche tempo di allacciarmi le scarpe e andare dentro. Uscì a malincuore, entrò lo zio che fece un mondiale straordinario, aveva 18 anni.
andò a prendere le quello che feci io. Io marcavo il Serginho, andò a marcare il Serginho. Esce Collovati zoppicando. Serginho però era una montagna per me. Era un uomo di 1,90, aveva delle braccia che erano grosse, delle braccia che erano grosse come le mie gambe. Quindi marcarlo non era semplicissimo. Ci vuole tanta esperienza per giocare una partita decisiva di un mondiale e Bergomi non ce l'ha, non ce la può avere, è maggiorenne da pochi mesi, ha giocato appena 30 minuti con la maglia della nazionale e solo una trentina di partite in Serie A, però a volte dove non arriva l'esperienza può l'incoscienza, quell'incoscienza che non ti fa sentire il peso, che ti rende leggero. Solo che Bergomi, nonostante sia giovane e inesperto, non è neppure incosciente. È un ragazzo già posato ed equilibrato, tanto è vero che proprio per questa ragione, o forse per i suoi baffoni, lo chiamano lo zio. Junior. Serginho. Per il ragazzino del gruppo è un battesimo di fuoco. Tutta la difesa azzurra è chiamata a dare il massimo. Claudio Gentile, vecchio e scaltro compagno di reparto, sta facendo gli straordinari. Fallo di Gentile su Zico. Berzotte gli ha affidato, se possibile, un compito ancora più difficile del precedente. Dopo le serpentine di Maradona, i guizzi imprevedibili di Zico. Ho usato più o meno gli stessi criteri che avevo usato la marcatura su Maradona, cercando di farlo girare il meno possibile, di metterlo in condizione di non ricevere palla dai compagni. Il metodo Gentile è di quelli che nessun attaccante vorrebbe mai conoscere. È la cura contro i suoi opposti, gli istrioni, i talentuosi e i funamboli del calcio. Mezz'ora di Claudio Gentile li riporta a terra, in tutti i sensi. Zico quel giorno lo impara meglio di chiunque altro. Terezzo, Socrates, verso Zico. Non è così eclatante come voleva far credere che era rigore. Il momento che io ho fatto il movimento per ricevere il pallone, l'arbitro guardava l'altra l'azione con la palla, quello che stava con la palla non hai visto. Loro avevano una maglietta molto leggera e come mi appoggiai, scivolai, cercai di tenermi in piedi, la maglietta si strappò, ma non c'era niente di trascendentale, un episodio così né cattivo neanche voluto. E lui mi ha strappato e dopo che la palla è venuta e lui non c'era più. Questa è furbizia di un giocatore. Voleva prendersi la maglia di Zico come ricordo della partita. Junior dalla bandierina. Insomma, in un modo o nell'altro, la difesa azzurra riesce a frenare il Brasile e il primo tempo si chiude con l'Italia in vantaggio. E l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Dallo spogliatoio verde-oro non si sentono più cori. C'è molto da riflettere. Nello spogliatoio il clima era un po' teso. Ricordo che c'era un grande silenzio. Stava funzionando tutto a meraviglia. Stavi vincendo 2-1. Berzot non doveva parlare, infatti non parlò. Cross di Junior. Le opportunità, il gioco, le emozioni viaggiano velocissime come i brasiliani che rincorrono freneticamente il pareggio. Per gli azzurri, che aspettano la fine della partita come un miraggio, il tempo sembra invece non passare mai. Sulla destra va Falcao, Leandro tenta il tiro, è centrale, domani. Calcio di punizione di Eder, parata di Zoppi. Ancora Cerezo da Junior, torna la palla Junior e a Cerezo. È fuori. Fino a quel punto lì
Loro non avevano dato 10 centimetri a noi perché sapevano che questo era un rischio grossissimo che correva, diciamo, la nazionale italiana. Ma quando sono ormai trascorsi 69 faticosi minuti di gioco? Io ero sulla riga proprio, ho fatto un taglio verso il centro. Loro hanno fatto un movimento e Paolo è rimasto da solo. C'era davanti a me Tardelli, se non mi sbaglio, Scirea e c'era Cabrini. Se Cerezo non passa, non succede niente. Lì è stato un sbaglio della difesa italiana. E la porta dentro c'è un buco davanti. Tiro, e dico, faccio un tiro di sinistro e dico sempre che non avevo tutta quella forza di sinistro. Dico che il Brasile ha tirato con me quella palla. Falcao, Falcao, Falcao. Italia-Brasile 2-2. Falcao ha tramortito le speranze azzurre. La qualificazione è di nuovo in mano ai verdi e oro. Il divino, l'ottavo re di Roma, il professore, tanti soprannomi per tanto onore. E con questo gol Paolo Roberto Falcao ha evitato la tragedia in Brasile. E tra l'altro solo un anno più tardi, con tanti altri gol come questo, porterà Roma l'apoteosi dello scudetto. C'è una cosa che mi ha sempre colpito di Falcao, perché guardando la sua divisa da gioco a fine partita sembrava quasi che dovesse ancora iniziare a calciare. In mezzo ai suoi compagni, spesso pieni di fango e di sudore, lui era talmente elegante e così composto da non sporcare neanche i pantaloncini. E soprattutto giocava sempre con la testa alta. A testa alta quel giorno, a Barcellona, aveva ingannato tutta la difesa azzurra. Rivediamo il tiro di Falcao. 2-2, il pareggio era nostro. 2-2, il pareggio era nostro. Questo ci ha dato una grande speranza. Avevamo la partita in mano. Pochima esperienza lì, deu esperienza legale per noi. Non stava bene già, isso aí? Non andava già bene così. Fine dei giochi. La partita doveva finire lì per il Brasile. Non c'era bisogno di rischiare di più. Non poteva mai arriscare molto mai. Perde la palla Bergomi, è vero. Ma la partita del 5 luglio 1982, quella che sarebbe entrata nella storia del calcio, non può finire con un Brasile che si siede su un comodo pareggio e con l'Italia che resta a guardare. Leandro. Noi giocavamo lo stesso per vincere. Non potevamo cambiare. Ma sapevamo che se avessimo pareggiato saremmo passati. In pace, a gente passava. Quando Tele Santana parlava con noi nello spogliatoio prima di cominciare la partita, quando faceva la charla, lui ha fatto una frase alla fine dicendo: noi non cambiamo il modo di giocare. Vamo giocare per vincere. Però ricordate che il pari serve. Il problema nostro fu esse, entendeu? Noi non giochiamo mai cercando il pareggio, ma sempre per vincere. Sempre giocando per ganhar. Abbiamo pensato che il pareggio con l'Italia fosse vergognoso. Antonioni. Cross di Antonioni. Colpo di testa. E accade così che allo scoccare del 74esimo minuto Bruno Conti conquisti un calcio d'angolo. Il terzo gol di Paolo Rossi fu una bola. Il gol di Rossi è stata una palla incrociata dal lato sinistro.
Io e Socrates siamo saltati insieme e non abbiamo fatto altro che darci fastidio. Io o Sol, noi non ci attrapagliamo. Era un calcio d'angolo che abbiamo ribattuto. L'avevamo provato per 2 settimane a ribattere uscendo tutti fuori dall'area. Ma quella volta non tutti sono usciti dall'area. La palla è finita a Paolo Rossi. La deviazione è di Rossi. È il terzo incredibile, indimenticabile gol di Paolo Rossi. Il gol che fa impazzire l'Italia intera e che lancia gli azzurri verso la semifinale. 3-2, mancano 14 minuti alla fine. E fu un momento memorabile, perché ritornare di nuovo in vantaggio è stato dal punto di vista psicologico una cosa meravigliosa. Mai nessun giocatore aveva fatto 3 gol al Brasile nella stessa partita. Pensate che nel paese sudamericano qualche mese più tardi arriverà una febbre tropicale e decideranno di chiamarla proprio Paolo Rossi. Siamo all'89esimo minuto. Il Brasile non vuole ancora consegnarsi al nemico, non si rassegna. La meravigliosa impresa degli azzurri rischia di svanire all'ultimo minuto. Meno di 2 minuti. C'è un calcio di punizione in favore del Brasile. Ultimo minuto di gioco. All'ultimo minuto, sulla sinistra, c'è stata una punizione che doveva battere Eder. Io mi sono accordato con Cerezo. Cerezo, andiamo in aria. Tu tieni Gentile. Trattieni Gentile. Così posso dare un colpo di testa. Fa facilità per lui. Oscar contro Zoff. Faccia a faccia. Si studiano in una frazione di secondo divisi da pochi metri. Eder ha crossato perfettamente. Io ho provato, ma Zoff, non so come, ha fatto il miracolo ed è comparso con la sua mano e credo che sia stato più il suo istinto, un riflesso di Zoff. La pressione mia è stata notevolissima, perché insomma fermare la palla, i brasiliani che gridano il gol, io che non vedevo dove era l'arbitro, se poteva fischiare il gol o meno, quindi sono passati 5 secondi terribili per me. Il colpo di testa. Ho pensato di dire all'arbitro: è entrata questa palla, è entrata, dacci il gol. Sarebbe stato il gol della mia vita. Quella è stata la parata della mia vita. Lì è stato un angelo che l'ha aiutato, gli ha dato la spinta per arrivare su quella palla. È stata una parata meravigliosa, una parata straordinaria. È l'ultimo straordinario, meraviglioso volo dell'angelo della porta azzurra. Un istante dopo, il fischio dell'arbitro convince tutti gli scettici, tutti i più malevoli critici, che l'Italia di Berzot ha sconfitto il grande Brasile. Rilancio di Zoff, è finita! È finita! L'Italia è finita, semifinalista! Ha battuto il Brasile in una partita esaltante. La più bella che cancella ogni dubbio sulla esistenza. Quando si parla. Quando si parla di questa cosa, noi diciamo: se avessimo giocato 3 o 4 volte, la probabilità di vittoria del Brasile sarebbe stata molto grande. Ma la storia non ce lo permette. Penso che il Brasile in quel giorno lì si faceva 4 gol, l'Italia faceva 5. Lo spogliatoio del Brasile sembrava un mortorio, tutti zitti, a testa bassa, a pensare cosa era successo. Sto pensando no che ci è acontecido, una catastrofe. La sconfitta non piace mai a nessuno, ma quella era una catastrofe, perché tutti erano certi che la nostra squadra avrebbe vinto. Mi ricordo grandi abbracci, urla, festeggiamenti, da parte di tutto, veramente un grande entusiasmo. Questo sì,
Ricordo anche sul pullman a ritornare in albergo, si cantava. Tu salivi sul pullman e vedevi piano piano salire i giocatori brasiliani che piangevano. Io ho visto Zico piangere perché eravamo affiancati col finestrino. Poi io godevo perché spostavo la tendina per vedere le loro reazioni. Io ho visto Zico piangere, ho visto Falcao piangere. Nella storia ora ci sono i ragazzi di Berzot, 11 piccoli uomini in viaggio verso la Coppa del Mondo. Nella vita di un atleta, di un calciatore, sai benissimo che sono momenti dove ti rendi conto che il treno passa una volta sola. Dopo il Brasile ti rendi conto che il treno sta passando. Se lo prendi, vinci. Il pullman degli azzurri viaggia ormai spedito verso la finale. Prima però c'è da battere la Polonia. Ecco, ancora una volta è Pablito a compiere l'impresa con due gol assolutamente straordinari. Rossi! Gol! Sulle ali dell'entusiasmo la finale contro la Germania diventa una passeggiata per gli azzurri. Non li impensierisce la fisicità dei tedeschi, non li spaventa un rigore sbagliato da Cabrini, né i tiri di Rummenigge. Scirea. Bergomi. Scirea. Tardelli. E con l'urlo incontenibile di Tardelli. Ha inizio il gran finale di quell'indimenticabile notte mondiale. Conti, contropiede, va in avanti Conti. Traversone, Altobelli. E sono tre, e sono tre. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Vedere il Presidente della Repubblica Pertini aspettarci lì, vederlo come esultava. Ero l'unico che piangevo lì perché poi basta poco a me. Sono gli azzurri del 1982 accanto al loro mentore e maestro. Stringono la Coppa del Mondo, la Coppa che li porta direttamente nella leggenda. Oggi il tempo è passato anche per i ragazzi dell'82. Qualche capello bianco, un po' di pancetta, ma noi continuiamo a guardarli con affetto, come con il primo amore. Zoff, dopo una vita nel calcio, si è scoperto grande esperto di Formula 1. Ogni tanto si lascia scappare anche un sorriso. Bergomi si è tagliato i baffi da un pezzo e devo dire che sembra più giovane di allora. Gentile fa l'allenatore, per qualche giorno ha anche sognato di guidare la nazionale libica, il paese in cui è nato e ha giocato fino a 8 anni. Graziani spazia nel mondo della televisione proprio come faceva nell'Attacco Azzurro, un moto continuo. Cabrini, il più amato dalle donne, il bell'Antonio, beh, lui ha fatto felici 11 donne tutte assieme. Ora infatti allena la nazionale di calcio femminile. Conti, che da piccolo era sul punto di andare in America per diventare un professionista del baseball, ora gli americani se li è ritrovati nella Roma. Rossi, dopo il ritiro dal calcio, ha cantato, scritto libri e anche ballato. Ha fatto un sacco di cose che hanno in qualche modo fatto accrescere il rimpianto di noi tutti per non poterlo più vedere giocare a pallone. Antonioni ha lasciato un'impronta d'oro nel calcio, letteralmente, infatti è stato premiato con il Golden Foot. Tardelli ha allenato, urlato, lo ha fatto a giocatori italiani, egiziani e irlandesi, ma
un urlo come quello dell'estate dell'82 non l'ha mai più fatto. Colovatti ha messo da parte il casco di Ricci. Oggi si diverte a svelare i piccoli trucchi dei difensori ai microfoni della Rai. Oriali è entrato nell'immaginario grazie a una canzone sulla sua faticosa vita in campo. Una vita da mediano a recuperar palloni. Scirea ha perso la vita a causa di un incidente nel 1989, però fino a quel giorno ha insegnato a tanti ragazzi come si sta in campo con classe e correttezza. Enzo Berzotti, infine, prima di andarsene, ci ha lasciato una lezione di vita fatta di modestia, di lealtà e speranza. Una lezione che ogni giorno ci accorgiamo che in pochi hanno imparato.